Ciao ragazzi, siamo Poco Gamers, io sono Zucchi. E io sono Ryoza. E benvenuti a questo nuovo episodio di Tales of Vanilla. Siamo nel regno di My Little Pelfo, My Little Pelfo. E niente, dovremmo andare attraverso il portale. Vabbè, andiamo. Wow, che bel posto. Sempre comunque. Infatti l'abbiamo sistemato. Sì, l'abbiamo sistemato. Scrignozzo mio! Alla di Fenice! Sono già stata nel cuore della dimensione. Se hai bisogno di spiegazioni, chiedi alle statue, loro sapranno indicarti la via. Basta! Cos'è tutta le statue? Allora, c'è chi ha le guide turistiche, le mappe, chi c'ha il. Vabbè, mi hai già spezzato tutto. LOL. Google Maps. Volevo arrivare lì! Sposta i massi nel punto giusto per proseguire. Guarda, che quali massi? Ma ci saranno dei massi da spostare. Questi? Quelli. Ah, questi. Guarda quanto è difficile. Ah, no, vabbè, ma c'è anche il... Sai che abbiamo sbagliato. Ok. Adesso... Wait, what? Secondo un bug era giusto? Non lo so, Rio. Scusate, abbiamo rotto la quarta parete. Siccome è un bug. No, scusa, è bug qua. Oh, infatti. Scivola. Era anche abbastanza semplice, adesso c'è quello complicato, sicuro. Minimo. Guarda quanta gente. No, dai, basta, ancora! Ancora voi? Pensavo che sentiste la nostra mancanza, allora. No. Via di qui! Veramente. Ecco Mab. Beh, ora basterà prenderlo, anche se sono sicuro che accadrà qualcosa prima che riesca ad afferrarlo. Sì. Teoricamente il leggendario dragone d'oro dovrebbe trovarsi a guardia del cristallo. Teoricamente. Leggendario dragone d'oro? Tu Mab. Che cosa sarebbe? Leggilo al contrario. No! Dai, davvero! Tu Mab! No, vabbè, Bahamut al contrario, esatto. Mi rifiuto. Il guardiano del cristallo sa. Sapete, lui è uno dei sette che accompagnò Harvey nella sua avventura. Tutti, vabbè, a quanti siamo ancora? In tre, ok. E quindi più Arwen, siamo già in quattro, ma ne mancano altri tre. Quindi sia tu che Franklin lo conoscete. Beh, allora di che cristallo ci serve. Non funziona così. Lo farei volentieri, ma come vedete, Tumab non c'è. E questa super roccia gigante? Non ho idea di cosa sia. Che cosa è stato? Non ne ho la più pallida idea. So solo che non mi non piace. Non è piaciuto neanche a me. Lo dicevo che sarebbe accaduto qualcosa. Cos'è sto robo? Così. Terrore non morto. Allora, derubiamolo per prima cosa. Ossa di scheletro per 10. Wow. Dai che sono soldi. Allora, se lui è non morto, in teoria il sacro dovrebbe fargli qualcosa, no? Hai dei processori del mio pugnale. Allora, vediamo un po' con percezione. Vediamo poi sui punti deboli. Debolezza sacro, ovviamente. Hai dubbi? Vediamo un po'. Passati la magia, che questo deve essere cattivo. Cattivo dentro. Aia, è anche fuori. Dai, facciamo la token. Siamo messi un po' male. Vuoi ricaricare e mettere i pugnali alla nostra Louise? Proviamo così prima. Ok. Però facciamo un primo take, vediamo come.
sapevo sarebbe sopravvissuto tipo tosto. Ovvio, non ti aspettavi che morisse, cosa stai dicendo? Abbastanza. Tutto calcolato! Tutto calcolato! Dove? Vai Obli! Hadouken! Ce l'abbiamo fatta! Non so come. 10.000 exp, veramente! Niente fulmineo! Dovrebbe essere una spada, no? È veramente potente! Siamo spacciati! Ma l'abbiamo picchiato! Siamo spacciati! E non morto, non capisce. Chi ci aiuterà ora che siamo in pericolo di vita? Mammut o Mabum. Ah, ah già. Cosa? Oh santo cielo. Sono tu, Mab, paladino della giustizia e difensore dei più deboli. Cos'è sta cosa? Vorresti dire che noi siamo deboli? Sì. Ehi, ciao tu, Mab! Che ci facevi dentro la roccia? Guarda, non ce l'avevamo accorto! Ve lo dirò quando la situazione sarà sotto controllo! Non ce lo dirà mai! Fatti sotto, mostro! Aiuto! E tu, Mab, il paladino! Meglio scappare! Che cosa stai vedendo? Bene, fatto! Salve, signor Tumab! Grazie per averci salvati da quel mostro! Come gentile, Aiden, mamma mia! Di nulla! Aiutare la gente è il mio compito! Sei un supereroe! Che ci facevi dentro la roccia? Era per uscire con un colpo di scena! Il vostro l'ho fatto venire io! Beh... Wow, mossa intelligente! Dunque, cosa siete venuti a fare nel luogo sacro del cristallo divino? Ci serve il cristallo sacro per poter salvare il mondo? Capisco. Beh, se Asiel è con voi significa che state davvero lavorando per salvare il nostro amato pianeta. Vi lascerò il cristallo e vi accompagnerò fino all'uscita. Come sei gentile. Wow, siete molto gentile, signor Tumab. È il mio dovere, ve l'ho già detto. Bene, ora possiamo andare. Grazie, signore. Ma non siamo all'uscita! Te ci accompagna, mica ci teletrasporta. Ce l'abbiamo fatta! Bene, il mio dovere è terminato. Anche il mio. Cosa farete adesso? Beh, il cristallo ora è vostro, non sono più il suo guardiano. Potrei seguirvi, ma essendo di livello troppo alto, farei un gioco molto facile. Certo. Tu, Mab, veramente. Ah, capito. Tu, Azel. Tornerà a Ventorossa e continuerà a proteggere il mondo da lì. E perché non vieni con noi? Per lo stesso motivo di tu, ma... troppo... Ti ricordo che siamo degli eroi. Minimo siamo a livello 30, Così poco. Ah, capito. Non vuoi sgravare il gioco. Io invece credo che vi seguirò. Sono rimasta per quasi 100 anni rinchiusa in questa dimensione. Perderò la mia caratteristica di polvo puro, ma non importa. Tanto non dovrò più tornare nel cuore della dimensione pelvica. Se questa è l'unica preoccupazione, non ti allarmare. La dimensione è protetta dai non pelfi. Solo grazie al cristallo sacro. Ora potete entrare nella dimensione ogni volta che lo volete. Quindi possiamo livellare. Sì! Wow, allora vado ad avvertire mio padre che vi aiuterà a salvare il mondo! Che bello! Ok. Salve, papà! Già di ritorno? Avete il cristallo? Yes. Certo! Vedete, anche il grande Tumab è con noi! Buongiorno, Lord Silva! Tumab, vecchio mio, come va? Non c'è malaccio! Mi spiace disturbarvi, ma io dovrei parlare con mio padre! Ah, ok! Padre, partirò con Aiden e gli altri per salvare il mondo! Aiuto! Voglio viaggiare e scoprire il mondo esterno! Certo, vai pure. Ma come? Non ho poi un minimo di resistenza? Tanto so che alla fine, anche se ti dico di no, andrei con loro. Quindi tanto vale tagliare corto. Tanto vale, tanto vale. Cosa vuol dire? Ok, la smetto. Bene, allora andiamo. D'accordo. E come hanno detto tutti gli NPC del gioco, buona fortuna. Grazie mille! Gli NPC... Tumab, tu cosa farai?
Non lo so ancora, ragazzi, ma so che ci rivedremo. Lo penso anch'io. Ah, poi, e che il dio Bahamut sia con voi. Beh, certo. Un momento. Tumahab, Bahamut, Tumahab. Ma che tristezza! Chi gli ha dato il nome a quel povero drago? No, scusa, sto morendo. Non ne ho idea, ma non deve stare bene di testa. Vabbè. Detto questo, noi ce ne andiamo. Che bel siparietto. Tornate quando volete, sarete sempre benvenuti a Pelfgard. Che bello. A Vento Rosso! Ma chi gli ha dato il nome a quel povero drago? Bahamut che è un supereroe. Ma parliamone. Che c'è? Andiamo dal re. Dobbiamo prestargli il cristallo per il bene del popolo. Io non sono convinta, ragazzi. Non so voi. Cosa potrà mai andare storto? Un sovrano che vuole un cristallo. Cosa mai potrà andare storto? Cosa mai butta con col demonio, probabilmente. Adesso ve lo fregano, ragazzi. Salve signori, siete già tornati? Un altro che saluta veramente. Già, la trovo bene, signor Vento Rosso. Faccio ginnastica tutte le mattine, mi sento come ringiovanito. Figo, devo iniziare a farla anch'io. Avete Mahabil Sacro? I cittadini stanno aspettando voi per il suo potere. Vabbè, glielo daremo una condizione. Ci farà dormire in una camera reale. Ma... Ok. Non dorme in un letto decente da quando sono entrato nel party. Non ha tutti i torti. A dire il vero non dormiamo mai. Nelle locande di pentabuie ci ritroviamo sempre davanti al locandiere. Why? Perché? Why? Capisco, in fondo siete dei grandi avventurieri. Mamma mia. Grazie mille, ecco il cristallo. Grazie a voi! Ve lo ridarò domani, ora potete andare a riposare. No, non ce lo ridarà a mai. A presto! Più. Non ce lo ridarà mai più, siete dei fessi. E tu chi sei? Deve portare. Ah, aiuto! Volete andare nella vostra super stanza? Camera regale! Va bene! Prego, da questa parte! Wow, che camera figa! Sono d'accordo con te, Ubli. Ma quello sta già dormendo. Veramente un bel posto. Già il vecchio dorme. Vai, vai. Va bene. Vediamo un po' com'è sta camera. Non è niente di che, ragazzi. Infatti una camera con dei letti. Che... Cassetti vuoti, possiamo metterci la nostra roba. Una botte. Armatura. Bello. E sonno. Perché? Buon ragazzi, io lascio qui in bella vista i tre cristalli che abbiamo trovato con tanta tenacia e sudore della fronte. Qualcuno è contrario? Io! No, non c'è problema, figurati. Fai pure. Tanto che pensi che possa succedere che un ladro ce li rubi. No! O ancora meglio, un ninja! Sì! Bella questa, un ninja! Che bella eccitazione! Dai, anche tu, mano! Io speravo in te, perché? Sì, lasciali pure lì, non vorrei mica dormire con quei cristalli enormi addosso. Buonanotte a tutti! Non riesco a credere di poter dormire in un letto vero, buonanotte! Perché? Io so che è fatto per far ridere, ma mi dà fastidio lo stesso. E dai, apriti. E non mi ricordo se Pasqua. Vabbè, la pantera rosa, aiuto. Ok, maschio. Minchia, sono un drago. Ho fatto il cerchio tagliando anche il legno. Ma chi è questo? Oh, eccoli qui. Gandalf, Baras e Shea, tre dei cristalli divini. La pantera rosa. Bene, bene. Addio, schiappe.
Raga, lo giusto! Io non... Buongiorno a tutto il mondo. Buongiorno. Sono il primo a vedere la luce di questo nuovo e stupendo giorno. Non se ne manca accorto. Vabbè, è orbo. Cioè, è orbo. Aiden, sei orbo. Che sole magnifico splende su questa città. Oh mio Dio. Limpida è l'acqua di questa fontana, irradiata dalla dolce luce sacra del cristallo Maha. Sì, mi dia queste pozioni, cioè, queste erbe. È uscito dalla stanza. Dove sono i cristalli? Torniamo tra 5 minuti. Dicevamo... Arg! Svegliatevi presto! Cos'è tutto questo casino? Tutti saltati giù dal letto. Ragazzi, ci hanno fregato i cristalli! Tutta colpa di Radiant che ce l'ha gufata! Ha ragione. Cerchio perfetto. Anche il legno è stato tagliato. Che drago! Basta! Non è questo il momento. Quella maestria della furtività deve essere conosce. Opera di... Chi? Opera di... Chi? Un ninja! Vabbè. Ma dai, non è vero! Che vinto, ci avevo preso! Vabbè. Maledizione, dobbiamo recuperare i cristalli! Un ninja, ne siamo sicuri? Sì, sono gli unici in grado di muoversi in questo modo. E poi qui a terra ci sono dei piccoli fili d'erba. Le calzature di ninja sono fatte di erba e paglia per muoversi senza fare rumore. Non lo so, ma tanto come li spieghi i fili d'erba qui per terra? Immaginavo. Niente da fare, è stato un ninja! Sì, mamma mia. Io mi dissocio, raga! Io ve lo leggo, ma mi dissocio! I ninja di solito abitano nel villaggio di Nakakata, sud di qui. Io mi dissocio! Anch'io. Già, ma ci serve una nave per raggiungerla. La zattera non può attraversare l'acqua profonda. Già, non capirò mai il motivo. Andiamo dal re, forse lui potrà aiutarci. Mamma mia. Ma penso che tutto questo lo vedremo nel prossimo episodio, raga. Oggi ci fermiamo qui. Sto sudando dagli occhi. Che cavolo sarà tradimento su? Ma se ne tradimento non fare. Aia. E niente raga, fateci sapere nei commenti il vostro momento preferito del video. Raga, non lo state facendo, mi fate adirare poi. Lo sapete quando mi adiro poca scena, vi guardo così fissi negli occhi. E niente, prima del prossimo fantastico episodio di Tales of Banalia, Tsuki vi invita a seguirci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Iscrivetevi al nostro server Discord, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace, attivate la campanella, supportateci con tutte le vostre azioni e noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima! Ciao! Non si chiude il video prima della fine, qua! Dobbiamo far crescere la famiglia di Ciocomini! Qui in alto vedrete noi e Bocco in versione mignon. Cliccando su di noi e attivando la campanella non vi perderete mai più i nostri video. Fate conoscere i Poco Gamers a tutti i vostri amici e lasciateci un like e un commento per dire la vostra. Grazie per essere arrivati sin qui nonostante i due. Ci vediamo qui. Alla prossima!